Esce l'ultimo LED, Criterium Varesino, edizione 2014, partiti dall'interno Wonder Ride insieme a Tango d'Arcadia, all'esterno fa partenza anche la femmina Chanel Tango, c'è anche qualche contatto, a farne le spese forse Clockwinder, ha preso posto in corda Tango d'Arcadia che ha di fuori il grigio che è Gary Caviar che tira molto nella fase iniziale con Wonder Ride che affronta in maniera un po' approssimativa la curva, poi Dario Vargio lo rimette subito in carreggiata e allora Wonder Ride sulla piegata è in vantaggio nei confronti della femmina Chanel Tango che ha all'interno il compagno d'allenamento che è Tango d'Arcadia, di fuori c'è il grigio Gary Caviar che lascia in coda, all'esterno Salsa Vilcati, all'interno Clockwinder e più indietro Scialla. Così sette concorrenti a metà del rettilineo opposto con Wonder Ride e Dario Vargiu che stanno impostando la corsa in maniera tranquilla al momento. Chanel Tango che l'accompagna, all'interno c'è Tango d'Arcadia, di fuori montato Grey Caviar, così come Salsa Vilcati, anche Clockwinder. Quando si entra nel vivo della corsa, Chanel Tango va ad attaccare il leader Wonder Ride sulla piegata conclusiva. Tango d'Arcadia che deve cercare disperatamente lo spazio a questo punto, quando Wonder Ride sta allungando, Tango d'Arcadia però si fa sotto. Ora sposta dalla scia di Wonder Ride, Tango d'Arcadia che va su Wonder Ride, poi ancora in quota Chanel Tango e anche il grigio Grey Caviar con Tango d'Arcadia che va alla caccia di Wonder Ride e sta passando in vantaggio. Tango d'Arcadia nel tratto finale se ne sta andando da Wonder Ride, poi ancora Clockwinder e Grey Caviar, Tango d'Arcadia, i grizzetti che non ti aspetti, Tango d'Arcadia. Su Wonder Ride, Clockwinder e Grey Caviar. Tango d'Arcadia, Immobiliare Casa Paola, Ivan Rossi, Bruno Grizzetti. Nella sua corsa non fallisce l'appuntamento. Tango d'Arcadia fa valere qualcosa di più rispetto agli avversari. Ha frequentato buone compagnie a Milano. C'era anche la linea diretta con Wonder Ride, oggi è stata ribaltata a favore appunto della portacolori dell'Immobiliare Casa Paola, il Red Rocks, Ivan Rossi, che ha preso posto in corda, ha spostato al momento giusto per attaccare Wonder Ride e poi non c'è stato match praticamente in retta d'arrivo perché Tango d'Arcadia si è disteso in maniera sicura e convinta verso la meta, il Criterium Varesino 2014 per Tango d'Arcadia, vince il numero 6, secondo il 7 di Wonder Ride, terzo il numero 2 di Clockwinder, 6-7-2 da Varese, per il momento è tutto.